Ma buon sabato, amici della Non Solo Libri. Nel frattempo che vi faccio vedere, voilà, sistemo il mio, no, non è mio naturalmente, me lo hanno prestato per provarlo, l'iMac M3, no, che avevo tanta voglia di provarlo e quindi lo sto impostando. Se volete così un video molto leggero come sempre, dove faccio un po' un raffronto tra i vari MacBook che ho avuto modo di provare nel corso degli ultimi periodi, fatemelo sapere come sempre qui sotto, perché qui sotto, elencato nella descrizione del video, trovate tutti i link a tutti i nostri social. Oggi andiamo a spacchettare, poi ricordatevi di passare in fumetteria che è sabato, ragazzi, un gadget, mettiamola così, una static figure di Abby Style dedicata al mitico Duke Fleet o Actarus, che dir si voglia. Era uscito già un bel po' di tempo fa, è stata ristampata, pertanto volevo naturalmente farvela vedere. Nel frattempo vi faccio vedere, fatti vedere, amore, la mia straordinaria micina. Dove sei? Dove sei? Eccoti qua, bravissima, la mia nebbiolina, che fa parte appunto insieme ad a Liu e naturalmente a mia moglie della mia famiglia. Insomma, volevo spacchettarvi questa cosa, insomma. Voglio farlo velocemente, pertanto, ragazzi miei, sono in casa, quindi ahimè, magari le luci non saranno perfette, eccetera. Fatevelo bastare, insomma, spero che apprezzerete lo sforzo, perché appunto sono un po' preso in questo periodo con tante cose, anche legate, scusatemi, intanto vi faccio vedere lei, legate al... Fatti vedere, amore. Ma come sei fotogenica. Scusate. Legate naturalmente a Chiacchiera Fumetti e alla fumetteria. Insomma, quindi eccola qua, ma sì, lei adora sentir parlare le persone, vero amore? E potevi stare su. Insomma, vi voglio fare questo spacchettamento un po' casalingo, naturalmente. Il prodotto è quello della prima versione, cioè della prima volta che è uscito, ma è uguale identico, eccetera, e quindi ve lo voglio far naturalmente vedere con le mie mani, come sempre, come se fossero le vostre. Per il resto, se ancora non l'aveste fatto, bomba, iscrivetevi a questo canale e mettete un mi piace a questo video e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati. E ricordatevi che il giovedì, ma ogni tanto anche la domenica, su bomba, Chiacchiera Fumetti, il nostro canale Twitch, trovate me e la Vale, di cui trovate tutti i link anche qui sotto, eccetera, per intrattenervi il giovedì per 2 orette buone e ogni tanto la domenica con una colazione virtuale tutti assieme, appunto per mezz'oretta, 40 minuti, insomma, parlando sempre di argomenti che hanno a che fare con la cultura geek e nerd. Andiamo a spacchettare? Sigla! Allora ragazzi, andiamo velocemente, ecco qua la scatola, ve la faccio vedere, ok? Il nostro Goldorak alla francese, Duke Fleet, è il numero 53 della linea Super Figure Collection, appunto di Hobby Style Studio. Ecco qua, scatola meravigliosa, questo retro è credo una delle immagini, per quanto naturalmente costruite, più belle che io abbia mai visto, veramente dedicate naturalmente al mitico Actarus da noi in Italia e UFO Robot Goldrake sempre da noi in Italia. Ecco qua un bel coltello della linea, questa è la World Class di Miracle Blade, ragazzi miei. Vado un attimino fuori e voilà, allora mettiamo qua la scatola, tanto per farci un po' da sfondo. All'interno della scatola, a parte naturalmente i due pezzi che tra poco vi farò vedere, troviamo un piccolo librettino che ci fa vedere un po' delle straordinarie static figure, appunto, che Abby Style Studio in questa collana che appunto Super Figure Collection ci propone, ragazzi miei, mamma mia, tantissime, le abbiamo avute tutte in negozio, qualcosa abbiamo ancora, qualcos'altro no, ahimè. Visto che sono a casa, potete, siccome qualcuno ha messo in dubbio ogni tanto, no, che quello che vi faccio vedere, quando ogni volta vi dico è la mia, il mio pezzo e via dicendo, no, nel senso, e quindi questo lo apro, sono cavoli miei, perché pensando che io li rimetta in vendita, ok, siamo a casa mia, questo è mio. È vero che voi potete dire, tanto domani lo porto in negozio. E no, guardate, ho staccato tutti i sigilli, quindi questo ritorna con me. Se trovate un Actarus senza il pezzettino di plastica che si attacca alla scatola trasparente di plastica, eccetera, allora ahimè, sono un gran menzognero. Comunque sia, ragazzi miei, abbiamo due pezzi, la base veramente fatta bene e il nostro appunto Actarus. Scusatemi se
ahimè, nel senso, la messa a fuoco non sarà delle migliori, perché appunto, vi ripeto, con la luce un po' farlocca che ho qui in cucina sarà difficile, ma comunque si vede già la straordinaria cura e qualità che questo pezzo, che comunque sia costa 30, 40 euro, 45 euro, non di più, insomma, adesso non mi ricordo il prezzo sostanzialmente effettivamente preciso, ma comunque, ragazzi, è qualcosa che per la qualità che ha rispetto a tutte le altre, credetemi, che sono comunque bellissime, ve l'ho detto, di Abistyle, della linea appunto Super Figure Collection, questa è la perfezione. Vi faccio vedere anche un attimino la base, che comunque, guardate, è fatta da Dio. Benissimo, guardate come è tutte queste parti che fanno quasi sembrare veramente roccia, ok? L'intento di riuscire in qualche modo a farci sentire la presenza di un materiale roccioso c'è tutta, ok? Veramente fatta benissimo. E poi, scusatemi, c'è sempre Siri che vuole dire la sua. Ecco qua, ragazzi miei, guardate che roba. Ecco qui Dynamic Planning, Super Figure Collection, Abistyle Studio e via dicendo, insomma. Semplicemente una static figure, si inseriscono i pezzettini naturalmente che servono per metterla sul piedistallo, ok? Ed ecco qua la nostra straordinaria figure del mitico Duke Fleet, insomma del mitico UFO Robo Grandizer in originale, dello straordinario maestro Go Nagai, un personaggio che naturalmente per le linee ricorda tantissime cose, no? Anche il, che ne so, questo può essere un elmo di epoca romana e via dicendo, insomma, come sempre Go Nagai fa un riferimento al passato in una maniera straordinaria ed incredibile. Guardate, un personaggio, una static figure che dovrebbe stare nelle collezioni di tutti, non solo gli amanti dello straordinario Grandizer o Goldrake o comunque sia delle opere di Go Nagai, ma nella collezione di tutti noi che amiamo e adoriamo questo tipo di prodotti, veramente. Poi il passaggio da lucido a opaco, ma guardate, guardate, cercherò naturalmente di allargare come sempre qualcosina, intanto che è straordinariamente a fuoco, stranamente, ripeto, per la luce. Guardate il passaggio da lucido a opaco e guardate come le sfumature anche qui sulla schiena, questa parte un pochino più scura, grigiastra, nera, che va a in qualche modo a essere sopra il rosso satinato, dà ancora più profondità, dà ancora più elasticità a questo straordinario modellino. E se riesco a farvelo vedere ancora più da vicino, ecco qua, guardate l'interno della maschera, guardate, cioè, ragazzi, veramente un qualcosa di straordinario fatto, forse, cioè, nella logica del prezzo che costa, credetemi che è nullo, è nulla. Cioè, questa statuina, un'altra azienda, una Good Smile di turno, una Furio, eccetera, ve l'avrebbe fatta pagare 100 euro. Ma, dai, su via. I materiali poi sono molto belli al tatto. Non è quella plastica gommosa che sapete che prima o poi spurgherà. Insomma, tra qualche anno nella vostra vetrina sarà tutta appiccicosa. No, no, nella maniera più assoluta. È assolutamente una plastica di d'eccezione, eccellente, di prima scelta, assolutamente. Il simbolo sul petto, insomma, veramente ci sono tutti gli elementi per rendere omaggio a questo incredibile personaggio dei cartoni animati, il protagonista, il pilota dello straordinario UFO Robo Grandizer, insomma, ragazzi miei. Che dire di più? Beh, dai, sono ritornate disponibili, passate a comprarne qualcuna, perché veramente, veramente, sperando di non averle già finite, ahimè, perché io come sempre questi video li faccio qualche settimana prima e poi dopo li carico e può darsi che siano già finite. Vabbè, nel caso speriamo che naturalmente Abistyle le abbia riproposte, insomma. Bellissima, straordinaria, ultimo giro, ultima corsa, come vi dico sempre, insomma, ragazzi miei, dalla cucina di casa mia è tutto, andiamo in saluti. Insomma, ragazzi miei, veramente fatto bene, questo prodotto di Abistyle è veramente, veramente bello. Io, siccome ho il braccio che mi fa malissimo perché sono, diciamo, sto tenendo appunto la camera con la mano, l'altra, ok, insomma, e questa camera pesa comunque sia abbastanza, con tutto il cage, i microfoni, eccetera, eccetera,
Naturalmente vi lascio subito andare e passare naturalmente in una fumetteria qualsiasi, se non siete vicini a noi è giusto che voi andiate in una fumetteria, ma soprattutto che in qualche modo continuate a sostenere le attività commerciali fisiche, credetemi, perché è importantissimo. Sono gli occhi, ok, sulla città. Sono occhi vivi sulla città per tutto quello che capita. Se le città sono un pochino meno sicure è anche perché tante attività, ahimè, hanno chiuso un po' per colpa della crisi, naturalmente. Basta, io vi mando un abbraccio virtuale, buona lettura, buon spacchettamento e vi aspetto, se siete della zona, nella zona, in fumetteria. Ciao!